Giulia, chiedo anche a te quanto ha influito il terzo set sul risultato finale, sul fatto che comunque per voi, in ogni caso, perdendolo si sarebbe allungata la gara. Ma sicuramente ha influito tanto, più che altro perché abbiamo avuto un sacco di palle per chiuderlo e non l'abbiamo chiuso e ci siamo un po', diciamo, innervosite. E è finito veramente male. Poi abbiamo fatto un ottimo quarto set e non mi aspettavo che il quinto set, sinceramente, loro rientrassero così cariche, però faccio molti più mea culpa. Dove vedi gli errori, comunque dove vedi allora a questo punto le differenze in campo in questa partita? Beh, loro comunque hanno toccato tantissimo a muro e difeso tanto e noi non abbiamo avuto pazienza perché su contrattacchi magari per forzare un po' troppo sbagliavamo, facevamo troppi errori proprio perché ci siamo un pochino innervosite secondo me. Poi insomma la Leo con palla in testa la conosciamo tutti e ci ha dato abbastanza fastidio. Quanto cambia questo playoff che porta 10 giorni di riposo fra gara 1 e gara 2 e poi eventualmente solo 24 ore fra gara 2 e gara 3? Beh, sicuramente a noi ci aiuta tanto perché è stata una settimana abbastanza impegnativa e quindi potremo lavorare e preparare un po' meglio Bergamo perché alla fine siamo tornate da Mosca l'altro ieri e abbiamo preparato Bergamo in un giorno, quindi sicuramente è una settimana importante e dobbiamo cercare assolutamente di ribaltare il risultato. Tempo per provare a incanalare un po' di rabbia, un po' di cattiveria da mettere in campo a Bergamo, perché per andare avanti bisognerà vincerne due là. Sicuramente, sicuramente dobbiamo assolutamente esprimere il nostro gioco, essere molto più che rabbiose e ciniche, secondo me. Quando c'è da chiudere bisogna chiudere, cioè chiunque debba, non so, ricevere quella palla, attaccare quella palla, deve fare la cosa perfetta in quel momento. Secondo me ci è mancato un po' quello.